Ragazze, nuovo video tra i peluche oggi perché sono venuta a fare il video in cameretta di Fede perché di là Alessandra sta dormendo e quindi non volevo rischiare di svegliarla, di disturbarla. Volevo parlarvi di un periodo, diciamo, che ho passato dopo il parto. Magari è un video che può essere utile anche ad altre ragazze che ci sono passate, che ci stanno passando o che hanno paura di passarci semplicemente, quindi di essere più consapevoli e di sapere di più di che cosa si tratta, ecco. Allora, praticamente dopo il parto, parlo proprio del giorno in cui ho partorito, mi sono sentita subito un'adrenalina molto forte, anche perché chi ha affrontato un parto naturale saprà che appena si partorisce, salvo dolorini, salvo la rottura delle perdite, salvo questo, quello, quell'altro, nel senso problemini fisici, però emotivamente ci si sente, almeno per quanto mi riguarda, molto carichi, molto adrenalinici. Tante volte ti dicono: vuoi riposarti la prima notte? Vuoi lasciarci il bambino al nido, eccetera, e tante volte la mamma dice no, no, perché sono bella carica, ce la faccio, io ce la faccio, eccetera, eccetera. E il tutto, diciamo, tende a calare, quindi questa adrenalina, no, cala. Per chi appunto ha sofferto di baby blues intorno alle 8, 12 ore, 24 ore o 48 ore dopo il parto, dipende, è soggettivo. A me è successo 2 giorni dopo il parto. Devo dire che già la sera, perché io ho partorito praticamente alle 12:48 è nata Alessandra, quindi ho partorito intorno all'una e la prima visita a parenti è la sera, era la sera, mi pare dalle 19 alle 20:30, quindi 1 ora e mezza di orario visite. E per quanto mi riguarda, io ho patito tantissimo il primo giorno di visite. Vuoi perché erano tante persone? Comunque ho visto tante persone, ovviamente parenti, amici, parenti amici, mi pare, o comunque tra il primo e il secondo giorno di visite, parenti amici. La cosa che ho patito di più è stata darla in braccio. Sono sincera, ho patito tanto, perché si sa, il parente comunque arriva, posso prenderla, te la toglie dalle braccia, e lei era nata comunque all'una e contate che alle 7 erano passate 6 ore, quindi pochissime ore dalla nascita e la mamma, o perlomeno io, avevo tantissimo bisogno di tenerla attaccata a me, avevo paura che, insomma, germi, non germi, cappotti che arrivavano da fuori, mani non pulite, insomma, le paure di una mamma che ha appena partorito, mi sembra abbastanza ovvio. E nonostante comunque tutti si lavassero le mani, comunque io ho patito, proprio stavo male quando me la prendevano dalle braccia, stavo male quando poi tante volte magari ti chiedono posso prenderla e non è neanche semplice dire no, non è che si può dire no, non la puoi prendere. Però sono sincera, ho patito tanto, ho anche pianto per questo, ho pianto, e da quel giorno ho iniziato appunto questa discesa, no? Questa discesa brusca verso la tristezza, ecco, questo senso proprio di tristezza quasi immotivata, vi sentite pazze, dite ma perché mi sento così? Dovrei essere felice, cavolo, è nata mia figlia, mio figlio. Primo, secondo, terzo, quarto che sia, non importa, però dovrei essere felice. Perché mi sento così? Siete felici finché siete in sala parto, finché siete voi e il vostro compagno, cioè ero felice finché eravamo io, Riccardo e Alessandra. Poi nel momento in cui mi sono ritrovata anche in mezzo agli altri, mi
mi è presa questa sorta di ansia, di quasi panico, no? Di dire, oddio, adesso me la toccheranno tutti, me la prenderanno in braccio tutti, insomma, paure, no? Che un po' hanno tutte le mamme. Questo diciamo che mi sta iniziando a passare adesso, che è passato un mese, cioè mi sta con calma andando via. Però è una cosa di cui ho sofferto tanto e vi ripeto, ho pianto anche tanto, 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 tanto. Poi c'è da dire che sono stata anche ricoverata tanti, tanti giorni. Adesso vi spiego anche questa cosa. Sono rimasta ricoverata ben 8 giorni perché, per quanto mi riguarda, non c'era nessun tipo di problema di salute, è andato tutto liscio, tutto bene, mi hanno messo ovviamente dei punti, però non era dettato da me, ma era dettato dalla bimba. Io praticamente sono entrata in ospedale per contrazioni da travaglio, quasi da travaglio, il mercoledì sera tardi. E il giovedì ufficialmente è iniziato il mio ricovero perché mi hanno tenuto in osservazione mercoledì notte per vedere se si attivava il travaglio vero e proprio. Così è stato e quindi dal giovedì mi hanno ricoverata ufficialmente. E io quindi sono uscita poi il giovedì successivo, quindi sono stata praticamente 8 giorni. Giovedì o venerdì? No, giovedì mi pare successivo, dovrebbe essere giovedì, sì. E quindi cos'è successo? Che sabato dovevo essere dimessa, quindi avrei dovuto fare giovedì, venerdì e sabato. Sabato già la dimissione perché è un secondo parto, quindi ti fanno stare meno giorni, un giorno in meno, mi pare. E Riccardo è arrivato col passeggino, tutti pronti. Felicissima, già con la testa io ero a casa, ragazze, ero già a casa con la mia testa. Io già mi proiettavo a casa con la mia bimba, il mio amore, tutta felice. E invece, poco prima della dimissione, arrivano con la culla della bimba, con anche la bimba, ovviamente, con un monitor all'interno della culla che le monitorava saturazione e frequenza cardiaca. A me è venuto un infarto vero e proprio. Io ovviamente sono rimasta spiazzata, ho guardato l'ostetrica, anzi l'infermiera del nido, e l'ho proprio guardata come dire, che succede? Perché c'ha questo macchinario qua, mia figlia? E poi arrivano e già ti dicono non ti spaventare e tu ti spaventi ancora di più, ovviamente, e niente, quindi mi spiega praticamente l'infermiera che il medico, il pediatra, i pediatri hanno preferito monitorare la bambina perché hanno notato una leggera, praticamente aveva il cuoricino che batteva troppo piano, una bradicardia abbastanza importante, con conseguente saturazione bassa. Quindi in teoria non aveva l'ossigenazione ottimale e il cuoricino, insomma, batteva troppo piano quando dormiva. Così hanno preferito, insomma, monitorarla, ovviamente, anche perché io comunque ho preferito così, ragazze, perché arrivare anche a casa e trovarsi una bambina che non respira o che desatura o che ha appunto questi problemi cardiaci, io sarei morta di paura, cioè nel senso un conto è trovarsi già in ospedale e con qualsiasi problema la prendono tra virgolette per i capelli e quindi la salvano, un conto è essere in casa e tempo che si arriva all'ospedale pediatrico, buonanotte e quindi può succedere la tragedia. Quindi ho preferito così, sarei rimasta anche 30 giorni ricoverata, però il mio stato d'animo è andato in picchiata. Secondo me questo baby blues, che è una sorta di senso di tristezza molto acuto che può sfociare in una depressione postpartum, mi sarebbe comunque venuto, perché io ho iniziato a patire già dal primo giorno con la visita a parenti, amici. I primi 2 giorni ho iniziato proprio a sentirmi diversa. A sentirmi triste, a sentirmi arrabbiata, sola, insomma,
insomma, proprio depressa, ecco, è stato bruttissimo e questo è tutto peggiorato da quando appunto quel sabato ho scoperto che non sarei uscita, quindi che sarei rimasta lì per monitorare la bambina. In più me l'hanno anche tolta perché me l'hanno tenuta 2 o 3 giorni al nido, quindi io dovevo andare io al nido ad allattarla quando piangeva che aveva fame e ho... Potevo andare quando volevo per stare con lei per vederla, però doveva stare al nido perché avevano proprio paura che ci potesse essere un problema cardiaco e quindi le hanno fatto tutti gli esami e appena ci fosse stato un problema, allora erano già lì pronti per eventualmente rianimare, queste cose qua. Io ben contenta così, nel senso avrei preferito averla con me la notte, scusate, il giorno. E la notte, ovviamente, per paura di addormentarmi, non sentirla che magari non respira bene, eccetera, avrei preferito il nido, ovviamente. E invece no, è rimasta al nido tutto il giorno per almeno 2 giorni o 3 giorni. E quindi, praticamente, oltre alla visita a parenti che ho patito, che magari sapete, no, in braccio uno all'altro, ho patito anche il fatto che me l'abbiano proprio tolta. E quindi... Andavo spesso ovviamente da lei, anche perché era da allattare almeno ogni 3 ore, però andavo, sono sincera, anche quando non era da allattare o magari andavo a trovarla, la cambiavo io, insomma, l'importante è che lei fosse rimasta in questo nido per essere più tranquilli tutti quanti. Quindi io capite bene che ho iniziato proprio a sprofondare nella tristezza, veniva Riccardo a trovarmi, piangevo, non mi sentivo capita, anche se Riccardo, tutti quanti erano tutti molto carini, però io non mi sentivo capita, mi sentivo sola, triste, piangevo, veramente triste, ma proprio triste, 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 non so neanche spiegarvi la sensazione, ma è stato bruttissimo. Mi ricordo solo di un giorno, ragazze, in cui Riccardo non poteva venire perché praticamente lì dall'una alle 7, anzi dall'una alle 8:30, perché poi dalle 7 alle 8:30 potevano venire tutti, cioè anche altri parenti, invece dall'una alle 7 poteva rimanere una persona di fiducia, marito, mamma, eccetera. E mi ricordo di un giorno in cui lui non poteva venire perché... appunto doveva stare con l'altro mio figlio e io ho scritto a mio papà, gli ho detto che avevo bisogno di mamma, avevo bisogno di mia mamma, perché secondo me, ragazze, ci sono delle cose che per quanto il vostro compagno, il mio Riccardo mi è stato vicinissimo durante il parto, senza di lui non avrei potuto, cioè nel senso per me è stato un grande sostegno, un grande amore che non mi ha mai lasciato, l'ho detto anche nel video del racconto del parto, se non l'avete visto, se mi ricordo ve lo lascio qui sopra o nell'info box. Però questo momento di tristezza non mi sentivo capita da nessuno. Grossa mano da mia mamma. Penso che lei neanche lo sappia di avermi aiutata così tanto. Però io quel giorno ho scritto a mio papà, gli ho detto ho bisogno di mamma, ho piacere che mi venga a trovare mamma. Insomma, poi quel giorno lì tanto Riccardo non ci sarebbe potuto essere e quindi avevo questo posto libero della persona di fiducia dall'una alle 7. E mia mamma è venuta subito. La ringrazierò sempre per questo perché avevo bisogno davvero subito di lei. E quando l'ho vista mi sono sentita a casa, non so, mi commuovo un po' a ricordare quel giorno perché ero veramente tanto triste e parlare con lei, cioè ragazze, come vi dicevo prima, poi mi sono interrotta, certe cose solo una mamma le può capire, come vi sentite, cosa avete provato durante il parto. Una mamma vi vuole veramente bene, anche un compagno vi vuole bene, ma non come vi vuole bene la mamma, diverso. E mia mamma mi ha capito su tutto,
sul discorso di quando ti tolgono il bambino, dei dolori del parto, perché ero anche un po' scioccata da questi dolori dalla doccia. Io, ragazze, tuttora sta iniziando a passarmi, però avendo avuto le contrazioni anche sotto la doccia, mi facevano fare le docce, eccetera. Io fino a 10 giorni fa, quindi ho avuto questo problema per un po', facendo la doccia piangevo, anche a casa, perché il rumore dell'acqua, la doccia, mi ricordava quei dolori, quel dolore acuto, forte, che mi disperava in quei momenti, e mi venivano proprio i flash sotto la doccia, anche di casa, mi veniva il flash del momento del parto, di quelle docce dolorose, della mia mano stretta quella di Ricky, e quindi per un po' di tempo, per alcune settimane, stavo male sotto la doccia, anche perché mi ricordava quel momento lì, quel momento troppo doloroso. Bellissimo quel pomeriggio, perché mia mamma è arrivata e mi ha portato delle cosine da mangiare per tirarmi su. Mi ricordo anche cosa mi ha portato, se lo volete sapere. Mi ha portato una banana, mi ha portato i Fonsis, un pacchettino di Fonsis, mi ha portato un panino col prosciutto e una sottiletta, prosciutto cotto, e qualcos'altro che non ricordo, però mi ha veramente coccolata. Mi ha coccolata tanto, mi ha portato la mimosa, mi ha portato il panino col crudo, il primo panino dopo 9 mesi, anzi una piadina. Però quella coccola di mamma mi ha davvero riempita il cuore, avevo bisogno di questo e lei l'ha capito senza che io le dicessi nulla. Per dirvi che può succedere, ragazze, può succedere che venga questa tristezza. Il mio consiglio è tenetevi vicina la mamma, se potete, insomma, se è possibile, tenetevi vicina la famiglia, vostro marito, il vostro fidanzato, e se avete altri figli, i vostri figli, perché mi ha aiutato tanto anche abbracciare mio figlio quando veniva all'orario di visita, mi ha aiutato a vedere anche un po' di positività. Tutto si supera, ragazze, non mollate. Se vi dovesse capitare il baby blues, non fatevi scoraggiare da questa tristezza e tenetevi vicine alle persone che amate. Questo è il mio consiglio. E se ne avete modo, cioè se non vi è andata come è andata a me, che appunto la mia bimba me l'hanno dovuta togliere per un paio di giorni, anche se ero sempre lì al nido da lei, stringetevi forte la vostra bambina, il vostro bambino appena partorito, perché io quando avevo lei in braccio dimenticavo tutto, anche la tristezza. Poi magari lei era lì nella culla a dormire, io non ce l'avevo in braccio, mi calava questa tristezza addosso. Mille paure, mille insicurezze anche a livello personale, anche con il mio compagno nei giorni successivi, una volta tornata a casa, ho avuto molta più paura, di perderlo, di un allontanamento. Sono paure immotivate, insensate, ma ho sofferto veramente tanto, una cosa che non mi è successa più di tanto col mio primo figlio. Però tutto si supera, l'importante è avere le persone che si amano accanto, è importante la comprensione, la pazienza da parte dei vostri cari e comunque soprattutto, perché poi la persona più importante, perché fa parte della vostra famiglia, di vostro marito o del vostro compagno. Ci ho tenuto a raccontarvi questa mia esperienza perché l'ho vissuta veramente male e mi fa bene sfogarmi, mi fa bene parlarvene, ma soprattutto voglio che chi guarda questo video, se mai dovesse sentirsi triste, sia che sia un postpartum che non,
ci tengo a ricordarvi che comunque tutto si supera. Scusate, si era scaricata la videocamera, quindi ho dovuto metterla un po' in carica e finire, concludere e farvi un saluto. Spero che questo video comunque vi abbia tenuto un po' di compagnia. Fatemi sapere qui sotto se anche voi avete sofferto di baby blues, di depressione. Raccontatemi la vostra storia, se anche voi avevate queste sofferenze, dopo il parto. Se avete avuto delle paure, insomma, fatemi sapere cosa vi è accaduto anche a voi. Un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!